Oggi, contrariamente al solito, io vorrei, lo dico qui davanti al sindaco, più che parlare, ascoltare e rispondere, perché i ragazzi e le ragazze di parole ne sentono tante, ma non sempre trovano appunto ascolto. Così il ministro dello sport Andrea Abodi si è prestato questa mattina a incontrare gli studenti del liceo classico d'Annunzio e dello scientifico Galileo Galilei di Pescara nell'ambito dell'evento Lo sport nella Costituzione, organizzato nella sala consiliare alla presenza delle autorità. Lo sport deve essere un aspetto centrale nella vita dei giovani e perché ciò avvenga occorre valorizzarla anche attraverso la Costituzione. In che modo? Beh, bisogna attuarla, perché come tante parti della Costituzione non è soltanto bello leggerla, ma conoscerla, certamente, cosa non scontata, e quindi promuoverla e fare in modo che, per quanto riguarda l'articolo 33, lo sport sia davvero di tutti e per tutti, perché questo recita la Costituzione, ovvero la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, ovvero appunto sport per tutti e di tutti a partire dalla scuola. Dopo tanti, tanti, tanti anni di promesse, di parole, adesso dobbiamo dimostrare, non soltanto con la valutazione di impatto generazionale, che è stata una decisione assunta dal governo, ma anche con una continuità di rapporto, fare in modo che le nostre decisioni tengano conto degli impatti sulle future generazioni e anche sulle generazioni presenti. I giovani che sembrano sempre essere il futuro, io sono dell'idea che i giovani siano oggettivamente il presente. Tre sono gli elementi sui quali dobbiamo certamente migliorare: accorciare le distanze, stabilire appunto relazioni e offrire opportunità. I giovani credo che vogliano questo, un rispetto reciproco che passi anche attraverso il tema dell'elettorato attivo e passivo, dobbiamo migliorare ancora qualcosa. Il tema anche di far votare gli studenti fuori sede, il disegno di legge che sta portando avanti il Parlamento va esattamente in questa direzione per le europee, anche se in via sperimentale, anche se è un numero relativamente limitato, ma dà il senso di una volontà di non dichiarare soltanto, ma di praticare una relazione più stretta e appunto, come ho detto prima, offrire opportunità di vario genere che riguardano la vita dei giovani. E sul tema delle risorse per potenziare gli impianti sportivi, il ministro ha aggiunto: PNRR è soltanto una delle varie misure che riguardano in generale il nostro paese, ci sono altri fondi comunitari, ce ne sono sempre stati, quello che dobbiamo fare è usarli bene, c'è il Fondo Sviluppo e Coesione, c'è il Fondo Sviluppo Europeo, ritengo che le risorse debbano essere considerate strumento di investimento, soprattutto per le giovani generazioni.